Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Oggi siamo con un video molto particolare perché ragazzi siamo con Forza Motorsport 7. Allora, piccola premessa, siamo su Xbox Series X con il nostro volante. Come vi avevo promesso, avevo intenzione di provare alcuni titoli anche versione console con questo volante in modo tale da parlarvi in modo un po' più approfondito del volante stesso, la sua compatibilità con PC. Console di vecchia e nuova generazione, quindi quale occasione migliore di provare Forza Motorsport 7 che avevamo intravisto nella demo, ma poi in realtà non abbiamo mai giocato. Io feci solamente la intro, se vogliamo. Infatti siamo a un livello bassissimo, avevamo fatto qualche gara semplicemente di introduzione. Come sempre vi ricordo che tutte le componenti che utilizziamo ve le lascio sotto in descrizione, e quindi oggi vi volevo proporre un video dedicato a questo titolo. Diciamo che il gioco non è ottimizzato, inteso come vedete che molti giochi sono stati aggiornati alla nuova generazione. Questo invece lo stiamo giocando su Series X, ma con la retrocompatibilità. Il gioco era già comunque ottimizzato su Xbox One X, insomma, una cacciara enorme. Però oggi lo andiamo a provare appunto su console di nuova generazione con il volante e vediamo un pochino come ci troviamo. Come detto, ho fatto qualche piccola prova, devo ancora settare un po' di cose, ma diciamo che lo stile di guida è un po' più arcade rispetto ai massimi simulatori, se vogliamo, ma comunque ha il suo perché. La sensazione che mi dà è semplicemente quella di una guida leggermente un po' sguisciosa, se vogliamo. Però possiamo andare a farci qualche video, poi fatemi sapere la vostra se vi può interessare, che ne so, una miniserie o qualche giro randomico. Vi faccio vedere alcune delle auto che ho, che semplicemente mi ha regalato il gioco o qualcuna me l'aveva fatta prendere, diciamo, per quanto riguarda alcuni bonus per il Forza Hub, visto che ho giocato tanti Forza Motorsport Horizon. No, il mio garage però non mi devi dare solo categorie. Io mi trovo in estrema difficoltà, ok? Anche nei menu di questo gioco, non lo so perché, ma non mi ci raccapezzo tantissimo. Vi faccio vedere brevemente un po' di categorie di auto che ho, niente di particolare, ma sono auto ricevute appunto come bonus. L'unica che ho scelto, ma sempre a livello di bonus, è la Ferrari, che adesso vi faccio vedere. E dov'è? Ecco qui, la Ferrari F40, perché mi aveva fatto scegliere all'inizio del gioco, dopo aver fatto il tutorial, quale auto prendere gratis. La Ferrari F40 è una delle leggende, soprattutto era quella che costava di più, quindi sarebbe stato difficile acquistarla successivamente. Comunque, a parte ciò, signori, questa dovrebbe essere Forza Drivers Cup, la carriera di Forza Motorsport. Ci sono queste varie categorie. Io ho sbloccato la prima, ma non ho fatto praticamente nessuna gara perché, come Showcases mi are the sembra. only place to get special, rare, and unique cars. Now, these rides will definitely improve your collection score. No, non ho fatto una, ne ho fatta? Apparentemente sì. Ok. E non mi ricordo neanche quando. Ma come limo? Il bowling con le limousine, molto bene. Gincana con la Focus, oppure abbiamo inseguimento ad alta velocità con l'Audi RS. Proviamo con What's better? questa. Cars today or older ones? Well, it's time for you to answer the question. You'll get seated in a rocket of a car and pitted against its older but still ferocious siblings. Now, they get a head start and you'll need to overtake them and win before you run out of track. Think of it as a friendly family rivalry with engines. Ok, allora per quanto riguarda la rotazione del volante, in realtà Acceleration's prende su. definitely number one. Cornering is number two. Braking is number three. Top speed, although it's cool, it's not so important, so I've got that as number four. But for me, it's all about acceleration and cornering. Ok, non so dove ho messo la camera, forse a metà schermo perché sennò impallava qualcosa. E, come detto, io anche nei menu ho delle problematiche. Prima volevo fare qualche prova, ma un po' di difficoltà le ho avute. Per quanto riguarda la difficoltà dei Drivatar, avevo messo molto abile nella prova, mo vediamo che riusciamo a combinare. Certo, partire con molto abile, non lo so se sia fattibile, ma comunque dobbiamo arrivare tra i primi tre con un'auto estremamente sportiveggiante all'inseguimento delle vecchie Audi, immagino. Come detto, massima rotazione del volante mi dà questa, non so perché, ma va bene, va bene. Calcolate che Forza Motorsport 7 è uscito parecchi
anni fa, adesso stiamo aspettando il nuovo capitolo e spero che da questo punto di vista sia un po' più curata quella che è la, secondo me, la carriera, perché in alcune situazioni è un po' confusionaria. Le varie visuali, vabbè, ve le faccio vedere, poi noi partiamo magari con quella dall'interno. Per quanto non si veda bene, attenzione. Piano. Occhio. Vai di prepotenza. Oddio, questa forse non è comodissima per quest'auto, sta visuale, ma ci potrebbe anche stare. In realtà si potrebbe mettere anche questa dal cofano. Attenzione, come detto, la un po' troppo sensazione di sguisciosità. Molta sensazione di sguisciosità. Poi vabbè, devo fare un attimino di pratica con l'auto e quant'altro. Però, come detto, ragazzi, se vi può intrigare qualche gara con Forza Motorsport 7, fatemelo sapere. Attenzione. Poi vabbè, l'auto è abbastanza recuperabile più o meno. Andiamo con più calma. Ah, ma è un giro solo. Dobbiamo superare tre auto subito. Vai, vai. Attenzione. All'interno, sportellation. Attenzione. Di sguincio, signori. Ok, ok. Era una gara di inseguimento, come detto. Bene così, bene così. Allora, questa qua ce l'abbiamo. Questa qua ce l'abbiamo. Possiamo continuare. Vediamo che altra gara si può andare a fare con la prima categoria che abbiamo, come detto. E se può essere intrigante, magari una mini carrierina la possiamo anche fare, come detto, in modo tra virgolette sporadico, nel senso spippolando quella, perché keep an eye out for more showcases. They're the best way to collect cars you won't find anywhere else. Ottimo, ci ha regalato l'auto e non la rifiutiamo assolutamente. Grazie per aver giocato. Valuto il tuo gioco e facci sapere cosa ne pensi. Ma non adesso. Sì, l'ho appena iniziato. Lo so che sono un po' in ritardo con gli anni, ma lascia fare. Allora, la prossima. Quindi, in linea teorica ci ha sbloccato anche queste qui adesso. Gara libera, cercatore. Corsa strada storica. Hot hatch moderne. Proviamo le hot hatch moderne. Possedute 3, quindi qualcosa ce l'abbiamo. Ah, qua non ce n'abbiamo nessuna, quindi non si può fare. Qua non so cosa sia. Poi vabbè, ci sono anche queste, ma come detto, ci sono parecchie cose da spippolare. Guarda, facciamo le hot hatch moderne. Vediamo, noi ne abbiamo 3 apparentemente. Designed and built for performance and practicality. These hot hatches are perfect for racing around tight road circuits. Allora, noi abbiamo la Honda Civic Type R del 2018, abbiamo la Hyundai Veloster 2019 e la versione turbo. Allora, vediamo un pochino, classe 499, 498 questa. E potenza, attuale limitazioni. Ah, ok, quindi le limitazioni sono 2,24. Questa qui ha in realtà più kill. Vogliamo provare la Hyundai? Lo so, la Type R, classe, però la Hyundai si vede forse più raramente. Cioè, vogliamo provare la Hyundai? Vai da Hyundai. Signor Hyundai, vi ricordate VRC, poi lascia fare. Ci sta un test con la Hyundai. Circuito breve. Ok, va bene. Proviamo, signori. A Marple Valley
Ma Paul Valley Raceway, circuito breve, versione breve del tracciato. Lasciamo sempre la solita difficoltà e vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare con la nostra Hyundai. Guardala lì con che finezza. Poi forza in motorsport come Horizon ha tantissime auto, tra cui scegliere, quindi andiamo come sempre una panoramica. Piano. Vabbè, visivamente comunque, nonostante non sia aggiornato alla serie X, faceva la sua porca figura già Xbox One. E questa appunto lo stiamo giocando con la retrocompatibilità, quindi è la versione per Xbox One. Opela, attenzione, un po' problematica forse nel controllo questa Hyundai, ma piano piano, piano piano. Dai, è così. Attenzione, madonna mia, per guardare dietro forse è meglio studiare prima il tracciato. Dobbiamo fare 5 giri, ma già siamo in quinta posizione. Attenzione. Piano piano, piano piano. Vai, tirala, tirala, un 150 in curva. Attenzione, un po' di controsterzo. In realtà potremmo dare anche un'occhiata a Forza Horizon con il volante, per quanto, vabbè, forse si presta un pochino meno, azzarderei, vista l'impostazione del gioco, però fatemi sapere anche voi, fatemi... Attenzione qui! Stiriamola questa Hyundai! Ho messo il cambio al volante perché altrimenti è una caciara impostare tutto quanto. Se metti il cambio ad H poi ti capita un'auto con il cambio al volante, quindi ho messo direttamente cambio al volante, via. Attenzione anche qui con un Alfa qui davanti, mentre il primo se n'è andato, grande vantaggio per lui, ma noi possiamo recuperare ancora qualche posizione. Qui ci mettiamo in scia, attenzione, tamponata classica e di stile. Che ci sta, onesto, severo ma giusto. Piano, altra Alfa da superare. Ci proviamo all'esterno, mamma mia questa Hyundai, guarda come ti derapa. 150 in curvone. Penultimo giro. Con l'auto lì davanti che sta volando. Oppela. Poi detto, la cosa che non mi piace tanto è la sensazione di slittamento dell'auto. Per carità, poi magari anche andando a settare un pochino meglio i comandi e tutto, però potrebbe diminuire, ma diciamo le impostazioni sono quelle, anche perché, come ho detto, il gioco è giocabilissimo con il pad, quindi attenzione. Piano piano, piano piano, piano piano, ma non troppo piano. Apri tutto. Attenzione qui, lascia dare un po' il gas. Qua affondiamo, dai che ci siamo avvicinati. Vediamo se riusciamo a superare anche quest'Audi nel finale. Attenzione, photo finish. Al photo finish la nostra Hyundai ce la fa. Grande così. Grande finezza, signori. Grande finezza questa Hyundai. Bene così, bene così. Ok. Prossima gara, sì, perché qui in realtà sono
ben 4 le gare con il campionato Hot Hatch. Magari facciamo quest'altra gara, vediamo un pochino come va, accumuliamo. Vedete, lì c'è la possibilità, credo, quando si arriva al quarto, di scegliere. Ecco perché io avevo scelto, se non sbaglio, l'F40, in base a le tre cose che mi aveva dato come opzioni, che erano... Attenzione sul bagnato, signori. Mi aveva proposto, sì, un po' di soldi, una tuta o l'F40. Che scelta è? Mi scusi. F40 tutta la vita. Andiamo anche sul bagnato, vediamo cosa riusciamo a combinare. Qui la squisciosità probabilmente andrà ad aumentare, ma noi siamo fiduciosi della nostra del nostro bolide nero, della nostra Hyundai, che ne sai. Guarda con che partenza di fino, signori, di fino. Guarda come si insinua. Subito proviamo a skippare le Mercedes all'esterno. Siamo qui a Brands Hatch, se non sbaglio, con sportellate come se non ci fosse domani. Attenzione alla staccatona di prima qui, che usiamo il freno motore. Proviamo subito ad agguantare le posizioni di testa, con sempre... Olla! Rischio qui in staccata. Come detto, sul bagnato si rischia un po' di più, ma noi ci buttiamo ugualmente. Ormai sappiamo che è la Hyundai di finezza. Guardala lì, sprizionata. Cambiata di fino in... quasi ingresso all'esterno, con tamponata di tocco. Oppela, attenzione, fiancata fatta. E subito si va in testa, signori. Subito si vola in testa. Signori, sul bagnato la Hyundai vola. Devastante in questa gara sotto la pioggia. Molto bene. Vabbè, magari velocemente facciamo così, ci riusciamo forse a togliere anche le altre. Più che altro perché non so se salva o meno. Io naturalmente vedrò anche un po' come va questo episodio. Se vedo che vi garba, ce ne potrebbero essere altri. Quindi mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per farmi sapere la vostra. Vai alla prossima. Attenzione, Sebring International Circuit in notturna, signori. Quindi vediamo se dopo il sole, dopo la pioggia, anche in notturna la Hyundai riuscirà a farsi valere di finezza. Ho i miei dubbi, in realtà. Spero si veda. Vabbè, dai, le luminarie sono abbastanza importanti, almeno qui sul rettilineo di partenza. Poi bisognerà vedere nel misto, so che il circuito non è neanche easy questo qui, bisogna stare molto accorti, anche perché la pista in alcune zone è abbastanza strettina. Ma la nostra Hyundai è altrettanto agile e cattiva, apparentemente anche discretamente cattiva. Attenzione, fiancata contro la Mini. Una Mini fiancata, se vogliamo. Andiamo a recuperare quelli lì davanti. Attenzione. Questo circuito non mi è mai particolarmente piaciuto. Mi ricordo degli schianti clamorosi nell'ultimo curvone, dove... beh, è una curva molto lunga, dove vai a cannone, poi se vai un po' troppo lungo prendi in pieno le gomme con cattiveria, quindi bisogna stare un pochino accorti. Ma la Hyundai, noi ci fidiamo della Hyundai. Guardala lì come tiene il curvone, a grandi linee, se vogliamo. Qui alla staccata, mi raccomando, si butta all'interno. Non è vero assolutamente, ci siamo avvicinati ma non siamo riusciti a buttarci all'interno della
Giulia. Attenzione, Giulia. Di fino sempre, di fino. Non vi preoccupate, se può fare tutto come ci pensi. Anche perché nelle opzioni c'è anche la modalità aggressiva dell'intelligenza artificiale, che comprende blocchi e sportellate. Quindi tutto regolare. Anche l'intelligenza artificiale ha il suo, la sua cattiveria. Me la ricordo dall'altra volta, però non ho più controllato. Effettivamente non ho rivisto, mi è venuta in mente facendo appunto gioco di spalla, se vogliamo. Però non mi ricordo se è attiva la modalità sportellata dell'intelligenza artificiale. Certo, ti potrebbe far partire un attimo di improperi se ti danno una sportellata con cattiveria. Ma guardala la Hyundai che non si ferma, signori. Qui forse è meglio che un pochino si ferma. Attenzione, scalatina, scalatina. Bene così, bene così. Ci siamo presi la posizione e adesso si vola verso la vittoria. Tra l'altro, signori, ha iniziato anche ad albeggiare. Guardate lì, la notte sta passando. Vi ricordate quando facevamo la demo c'era meteo dinamico spettacolare, ma anche lo scorrere del tempo, appunto, finita la gara in notturna, si vede albeggiare lì dalla distanza con una Hyundai. Bravissimo, hai visto? Ma che ne sai, che ne sai. Dai, c'è il finale, credo. Attenzione, siamo arrivati a livello 4, quindi possiamo scegliere tra 40.000 crediti, la Ford Escort del 92 che è sconto di 80.000 crediti, quindi te la dà gratis, o la tuta della giraffa. Beh, io direi che la Ford potrebbe essere la nostra scelta. Ok, a volte poi ci saranno degli sconti, magari te la fa pagare la metà una determinata auto, eccetera. Vedete, ad esempio, la prossima te la fa pagare 17.000 invece di 80.000, anche se, insomma, la Cadillac non è che mi intrighi più di tanto. Ma andiamo al finalone, signori, dai. Circuito completo alternativo, ma più alternativa della nostra piccola hot hatch. Cosa c'è? Cosa vuoi di più di alternativo? Guardala qua come si presenta con stile. Cioè, vabbè, poi eventualmente, come detto, se vedo che vi garba e facciamo altri episodi, signori, anche l'acquisto di altre auto potrebbe essere intrigante. Anche perché qui, come in Forza Horizon, vedete le livree, cioè la possibilità di scaricare le livree, di tamponare gli avversari, quello c'è sempre. Ma noi, scusa, vai sul cordolone, vai sul cordolone all'esterno. Guarda come ti si insinua in questo curvone. Attenzione, fiancata fatta. Mamma mia, come va sta Hyundai, signori. Poi vedremo se, insomma, dobbiamo limare un pochino la difficoltà. Non lo so, ho messo più sportiveggianti del normale, ma apparentemente staccatona. Poi vabbè, in questo caso è l'auto che fa veramente la differenza, come potete ben notare, che non ce n'è per nessuno, eh. In VRC diciamo che la Hyundai aveva fatto un po' una magra figura, ma qui invece si sta rifatta per il turismo. Guarda qua come turisma, signori. Guarda come turisma. No, sì, vabbè, magari un'altra tacchetta di difficoltà si può andare ad aggiungere. Come detto, eventualmente, se vedo che il video vi piace e ne facciamo un altro, si può andare a vedere anche un pochino di più. Per quanto, come detto, dipenda effettivamente poi anche dalle auto. Però ci guarderemo. Troppo prepotente sta macchina, comunque, troppo. molto bene. Dai, almeno sblocchiamo qualcosina, poi alla prossima aumentiamo un po', almeno ci esce qualche sportellata in più anche. Ok.
Vediamo un pochino, ci regala qualcosa? Hai visto? Vediamo se ci dà qualche regalino. Comunque di auto, come vi dicevo, ce ne sono tanti. In realtà ci stanno pure i camion, cioè, per dire. C'è veramente una varietà nei veicoli straordinaria. Auto ultra storiche. Le Formula, le sportive classiche, le muscle car. C'è veramente tanta tanta roba da poter vedere. E come vedete le gare sono anche tante. Magari poi ecco ci andremo a vedere un pochino quelli che... Collezioni di auto, acquista auto. Forse da acquista auto si vede un pochino. Queste sono quelle consigliate, tra l'altro. Guarda, vabbè, questa nei forza la tamarravo sempre come se non ci fosse un domani. Anche negli Horizon, Però, signori, c'è tanto da vedere. Questa è un DLC? Non so. Però, guarda qua. Che spettacolo, signori. Vabbè, ce n'è. Ce n'è, signori. Ce n'è veramente per ogni gusto. Queste non so se... Ah, no, forse sono bloccate semplicemente per la moneta che richiedono. Mamma mia. Opere d'arte. Vabbè, ce ne stanno veramente tantissime, signori. Quindi hai voglia, hai voglia. Mi sono fermato un attimo sulle alfa, perché insomma... Va bene, ragazzi, fatemi sapere come detto la vostra. Io vedrò un pochino come andrà questo video. Se vedo che vi garba, magari qualcos'altro... Potrebbe arrivare. Mi raccomando, seguitemi anche sull'altro sito per le live, sul secondo canale, quel tale Ale Games, dove ci sono altre serie, altri giochi, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Saluto a tutti da quel tale Ale.